Buongiorno. Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori. Noi oggi la chiamiamo perché i vigili vengono chiamati spesso in soccorso anche di quelli che sono gli interventi sull'arredo urbano, su alcune occupazioni che ci sono nella città. I commercianti hanno lanciato un allarme per quanto riguarda i murales che si trovano sull'ex caserma occupata a Porto Fluviale. Ci sono state decine di segnalazioni ai vigili. Ora la mia domanda a lei, oltre al caso specifico, ma anche per spiegare un po' ai nostri ascoltatori, quando vi sono queste chiamate che arrivano ai vigili, no? Che non riguardano l'incidente stradale, ma riguardano appunto segnalazioni come queste, qual è la procedura? Perché a volte il cittadino rimane anche un po' frustrato, no? Dice ho chiamato i vigili e non succede niente. In realtà spesso non succede niente perché i vigili poi hanno un ambito limitato dentro a delle norme che gli consente di fare alcuni atti e non altri. Allora, qualcosa a partire dalla vicenda segnalata anche ieri su tutti i giornali, ma anche per dare un'informazione più generale ai nostri ascoltatori. Sì, guardi, quando noi veniamo chiamati interveniamo, ma la procedura non è così semplice, non è che arriviamo su quel cittadino, è normale che si aspetti da noi l'intervento, diciamo, risolutivo. Ma non è così, perché noi interveniamo, dobbiamo identificare le persone che hanno occupato, se ci sono bambini, se ci sono posizioni, diciamo, sociali particolari, quindi dobbiamo far intervenire i servizi sociali, deve intervenire il NAE, ma c'è una serie di incombenze da assolvere, e quindi l'intervento finale non si vede subito, ma passa parecchio tempo. In questo caso però sono passati quasi 4 anni da quando, diciamo, abbiamo segnalato, che poi quello è un fabbricato pericolante, quindi per l'incolumità di chi sta dentro, e addirittura all'esterno cadevano i cornicioni, abbiamo transennato, ma qualcuno ha tolto tutto. E poi c'era questo signore che stava facendo i murales, per carità, voglio dire, anche una cosa carina, però voglio dire, per fare il murales bisogna anche avere, diciamo, determinati tecnica, diciamo, anche a tutela sua, dello stesso sta su una scala di 3 metri senza nessuna protezione. Poi abbiamo, diciamo, di ritorno che gli stessi occupanti poi magari aggrediscono i vigili, non è possibile, non sappiamo, diciamo, in che modo intervenire, bisogna che ci siano strumenti diversi, modi diversi da intervenire. Quindi una situazione che richiede anche strumenti diversi. Io la penso anche in questo modo, che forse le autorità amministrative e politiche competenti dovrebbero di fronte a vicende come queste cambiare radicalmente strategia. In passato ci fu addirittura un'iniziativa di delibera, se ricordo bene, durante l'amministrazione Rutelli, che consegnò locali che erano occupati a fini sociali, a fini culturali, agli occupanti in cambio di una serie di impegni per quanto riguarda la ristrutturazione, la messa in sicurezza, la messa in opera. Io mi domando se anche in questo caso, anziché lasciare la situazione così, un po' alla casualità, forse non sia giunto il momento di aprire, da parte non dei vigili urbani ovviamente, ma dell'autorità politica amministrativa, un tavolo di confronto con chi questi spazi ormai da tempo li detiene nella gestione, per fare un accordo quadro. Mi rimetti a posto gli spazi, te ne do la consegna per attività senza scopo di lucro, a fine sociale, a fine culturale. Io credo che a Roma forse bisognerebbe aprire un nuovo capitolo. Mi auguro che la nuova amministrazione su questo possa riprendere alcune scelte positive fatte in passato. Questo consentirebbe anche a voi vigili di essere meno impegnati su queste vicende, dove spesso poi non portate neanche a casa il risultato per le ragioni che diceva, e utilizzare le vostre risorse per altri problemi dove invece avete una competenza e una capacità di gestione immediata. Sì, guardi, cioè, la soluzione va trovata assolutamente. Per esempio, quella di Rutelli era una, diciamo, una posizione che poteva essere, diciamo, strategica per trovare, diciamo, la soluzione delle vie. Certo, questa è povera gente, certo, che non ha casa, cioè, bisogna anche comprendere, però farli stare in un fabbricato che
è pericoloso per la loro incolumità, cioè in caso di crollo, voglio dire, il rischio sono 450 persone, insomma pensiamoci un attimo. Certo, il rischio comunque, è che poi si lasci la situazione nell'abbandono fino a quando non succede, facendo gli scongiuri magari qualche cosa di più grave. Guardi, la cosa assurda proprio che io penso, cioè mi auguro che qualcuno vada in fondo a questa cosa, che si è trovato il modo di non avere più, diciamo, reclami da parte del cittadino. In che modo? Togliendo i vigili dal presidio fisso. Allora guardi, e questa è veramente una cosa, devo dire, lo dico da appartenente al corpo vergognoso, che ha preso questa decisione dovrebbe in qualche modo pagarne le conseguenze. Cioè anziché affrontare il problema, cioè noi togliamo i vigili da lì, così i cittadini non vanno più dai vigili a chiedere guardi che sta succedendo questo, facciamo, cioè togliamo un servizio in un sito così strategico. Certo, e questa è una scelta che poi penalizza tutti, perché poi i cittadini hanno i presidi dei vigili urbani nei territori sono un punto di riferimento e anche un presidio di legalità che a volte è utile, se non altro come scopo di prevenzione, perché si vede il vigile e quindi si presta sempre presidio, diciamo da sempre, sono da 40 sempre. Anni che c'è il presidio. Cioè, per risolvere il problema sono stati tolti i vigili urbani da quel presidio. E noi con questo allarme del presidente dell'ARVO, dell'Associazione Romana dei Vigili Urbani, il dottor Mauro Cordova, la salutiamo e la ringraziamo per questo intervento a Radio Roma Capitale. Grazie a voi, buongiorno.